Sorpresa Tajrovic, Mourinho può la Roma con lui. Roma non era un bluff, era un progetto, non vi sorprendete se un giorno vedrete Tajrovic nella formazione titolare. José Mourinho lo aveva annunciato e ha dato seguito all'idea. Per ora solo in un amichevole di fine dicembre. Contro la Viterbese, ma attenzione, per far spazio al ragazzino a centrocampo hanno cominciato in panchina Matic, Camara e Bove. Riprendiamo il discorso di Mourinho e lanciamo un'ipotesi: se Tajrovic giocasse dall'inizio anche contro il Bologna percorso lui si chiama Benjamin. Come il protagonista del laureato interpretato da Dustin Hoffman. E il primo esame l'ha già passato a novembre. Prima della sosta, quando ha debuttato in serie nel secondo tempo di Roma-Torino. 21 minuti al posto di Cristante. Quando c'era da recuperare una situazione di svantaggio. Tajrovic ha gestito la prima volta con sobrietà e personalità. Spendendo anche una munizione strategica per evitare un contropiede. Negli spogliatoi sia Mourinho sia i compagni gli hanno fatto i complimenti. Ma la sensazione è che sia stato solo un inizio. Anche Zalewski l'anno scorso era partito dietro nelle gerarchie tecniche e poi è diventato un punto fermo della squadra. Tajrovic, che ha un anno in meno di Zalewski, sarebbe perfettamente in linea con i tempi. La storia anche lui, come Zalewski, ha il doppio passaporto. È nato in un piccolo sobborgo di Stoccolma. Spanga, da famiglia bosniaca. Stessa estrazione di Bra, più o meno. Finora non è stato mai convocato da una nazionale. Neanche a livello giovanile, ma negli ultimi tempi ha saputo che la Bosnia lo chiamerà a marzo. Per il giro di qualificazione verso 2024 Euro. Potrebbe accettare, a differenza di Zlatan che decise in gioventù di rappresentare la Svezia. Su consiglio dell'idolo Zeko. Cresciuto in un altro villaggio vicino alla capitale. Rinkeby, si è avvicinato al calcio grazie al fratello maggiore, Adli, che ha 5 anni in più e oggi gioca nella quarta divisione svedese da difensore centrale. Benjamin ha cominciato nel Vasalund, arrivando al debutto in prima squadra a soli 17 anni in terza divisione. Aiutando la squadra a salire in seconda. Qui attira l'attenzione del Benfica ma la Roma. Con un'intuizione dell'attuale DS della Salernitana De Sanctis lo aggancia velocemente, costo del trasferimento. 204.000 euro. Dubbi Tajrovic, centrocampista centrale dai piedi buoni con propensione all'inserimento. Alto 1,91, è arrivato a Trigoria ed è presto diventato un pilastro dell'Under 18 e della Primavera. Ma forse l'agenzia che lo rappresenta, la stessa di Matic e Svilar, gli aveva promesso un ingresso immediato in prima squadra. Tanto è vero che Tajrovic in estate ha deciso autonomamente di tornare in Svezia a schiarirsi le idee. Aveva appena rinnovato il contratto fino al 2026. Una volta tornato a Roma, ha pagato la multa prevista dal regolamento della società e si è messo al lavoro per attirare l'attenzione di Mourinho, della nuova primavera di Guidi è stato per molte settimane il faro. Finché non è stato precettato dalla squadra dei grandi. Ha debuttato contro il Torino e avrebbe giocato spesso anche le successive amichevoli. Se non si fosse infortunato, ha recuperato appena in tempo per la ripresa del campionato. Il Sassuolo lo voleva subito, a gennaio, ma la Roma ha detto no. Per lui garantisce MOU. Virgola.